amici, benvenuti all'Opera del Lunedì. Oggi vorrei parlare di un dipinto insigne di Bartolomeo Manfredi, famoso allievo di Caravaggio, che si conserva a Firenze agli Uffizi e fu fatto per Firenze. Rappresenta il tributo a Cesare, il famoso episodio raccontato nel Vangelo di Matteo, in cui i farisei cercano di tentare Gesù Cristo chiedendo un parere, e il parere è questo: gli dicono, ma Signore, tu che sei così autorevole, saggio e sapiente, come ci dobbiamo regolare rispetto al pagamento delle imposte, le tasse, cosa peraltro significativa perché raccontata nel Vangelo di Matteo, vale a dire l'Evangelista che di mestiere faceva veramente il riscossore delle imposte, dei tributi, il gabelliere. E quindi racconta una storia che è proprio della sua professione. E i farisei cercano di far dire a Gesù Cristo che le tasse all'imperatore non si debbono pagare, in modo tale da legittimare, per così dire, un'attività criminale di evasione delle imposte. E Cristo allora dice loro, come è ben noto, dice: fatemi vedere le monete con cui si debbono pagare le tasse. E allora il fariseo tira fuori una moneta e Cristo dice: qual è l'immagine incisa sulla moneta? Non è quella di Cesare, cioè dell'imperatore? Certo. E allora bisogna pagare a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio, spiegando cioè che non c'è nessun rapporto tra il rispetto delle leggi dello Stato e il rispetto della legge divina. Non hanno niente a che fare queste due forme di obbedienza. Chi è cittadino di un determinato Stato deve pagare le tasse. Questo però non ha niente a che vedere con il tributo che va reso a Dio. Il quadro di Bartolomeo Manfredi fu ordinato insieme con altri dipinti dallo stesso autore dal cardinale, sembra almeno, Carlo dei Medici, una figura molto importante nella vita della Chiesa all'inizio del Seicento. Carlo dei Medici era il figlio di Ferdinando I dei Medici, il Granduca di Toscana, e di Cristina di Lorena, sua moglie. Quindi era un uomo che veniva da una formazione, da un'educazione già familiare, internazionale, coltissima, estremamente consapevole e competente e rispettosissima dei ruoli, autorevolissima. Carlo fu un insigne committente d'arte ed è interessante che abbia individuato in Bartolomeo Manfredi un artista prediletto che gli fornì opere importanti. È interessante sapere che negli antichi inventari dei medici, delle raccolte medicee, questo quadro, insieme con un pendant che Carlo de' Medici aveva ordinato, la disputa di Cristo nel Tempio con i dottori, è catalogato con il nome del Caravaggio. È considerato un'opera del Caravaggio. Questo inventario antico risale al 1666, quindi moltissimi anni dopo la morte del Caravaggio, che era morto nel 1610, e anche molti anni dopo la morte di Bartolomeo Manfredi, che è morto negli anni 20 del Seicento, giovane anche lui come il Caravaggio. Ed è un equivoco interessante perché, malgrado l'opera è senz'altro della mano del Manfredi, come si vede dai paragoni stilistici, evidentemente, ancora nella seconda metà del Seicento c'era una certa confusione tra l'opera del maestro Caravaggio e quella dell'allievo Manfredi. Che Manfredi fosse un allievo scrupoloso di Caravaggio lo sapevano molto bene gli storici dell'epoca.
che dicevano che Manfredi imitava Caravaggio, imitava il suo stile, tuttavia con un tocco molto personale, considerato dai critici antichi come più raffinato, più ricco di nuance, se mi permettete questa espressione, rispetto allo stile del Caravaggio, che è uno stile estremamente netto, diciamo così, contrasti di luce e ombra, strutture della composizione molto definite, semplici, eccetera. Manfredi apparve agli occhi dei suoi contemporanei, sì, molto vicino al Caravaggio, di cui ripete l'impostazione appunto del grande contrasto luce-ombra, dell'approfondimento delle fisionomie, dell'atmosfera magica sospesa come misteriosa, però in realtà, appunto, con un tocco, usiamo davvero questa parola, personalissimo e originalissimo. Tra l'altro, Manfredi aveva sviluppato un tipo di composizione del quadro, non solo quello che commentiamo ora, ma in generale delle sue opere, basato sul sistema delle mezze figure, che attraversano la composizione, dislocandosi come schierate davanti a noi, ma dialoganti tra loro, quindi non attori su una scena che si rivolgono allo spettatore e recitano una parte, ma persone colte, sorprese per così dire, dal pittore che li rappresenta mentre si sta svolgendo un certo episodio. E per concentrare l'attenzione sulle figure completamente isolate da ambiente, dalla descrizione di una stanza, di una via, di una bottega o di quel che si vuole, e rappresentate appunto a mezza figura, per cui non si capisce bene dove si trovino. In realtà si trovano dentro un quadro, come se non ci fosse uno sfondo particolare da evidenziare, una costruzione architettonica da mettere in luce, ma uno spazio sospeso, davvero un po' magico. Poi nel caso del tributo a Cesare è notevolissimo il rapporto degli sguardi, dei movimenti, per cui le figure sono tutte come interconnesse tra loro e chi osserva il quadro deve cogliere tutta una serie di sfumature. Io dico deve, poi non è, qui più che deve è può cogliere, però certamente se li coglie entra nel profondo, tutta una serie cioè di particolari che rendono l'azione che si sta svolgendo immobilizzata, ovviamente perché è un quadro, ma che mantiene come un fremito di vita, di tensione a fior di pelle, che gli osservatori, gli spettatori dell'epoca del Seicento consideravano un pregio eccelso dell'opera d'arte. Un quadro in cui circola una dimensione di introspezione psicologica. La figura del fariseo, vecchio, rugoso, chiaramente ipocrita, che mostra a Cristo la moneta e che Cristo indica appunto significando ciò che abbiamo già detto, è emblematica, è una specie di misterioso fantasma, carico di acrimonia, di cattiveria, di ipocrisia, che Manfredi rappresenta in un modo spettrale e nel contempo bellissimo. E tutti i personaggi intorno allora sono leggibili in questa chiave. L'osservazione delle più remote sfumature, dei dettagli più profondi. Insomma, è come se l'artista volesse dire, guardare un quadro, che cosa consiste? Cioè, vedere le figure, sì, certo, ma quello non è guardare il quadro. Guardare il quadro vuol dire entrare in dialogo cognitivo con quello che il pittore ha voluto rappresentare. E allora se osserviamo le singole figure, ci rendiamo conto che è una sorta di corrente misteriosa, ma esplicita in realtà attraverso queste immagini, una vera magia figurativa.